Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Piccola rassegna stampa del giorno, dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire e possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizieinunclick.com e andare a cliccare, come dico sempre, dove gli pare. E grazie per seguirci sul nostro canale qui di YouTube, i nostri lettori consolidati ormai da quasi 20 anni e i nostri social di Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Buona visione! Attualità sulla mancata proroga del blocco dei licenziamenti. Per approfondimenti basta cliccare nella notizia. Per lo sport, tiro con l'arco, Nazionale Azzurra a Parigi per il torneo di qualificazione olimpica ambiente, la giornata mondiale contro la desertificazione. Salute Covid, rischio diabete correlato al virus. Biden per l'estero lancia il programma di investimenti per farmaci anti-Covid. Ancora attualità per il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco: non siamo ancora fuori dai guai. Meloni, l'antimafia non fa con gli spot. Scuola, PD, governo dica come ripristinare i fondi non spesi per la sicurezza. Sport, tennis, qualificati Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Giorgi. Mancini, le possibili avversarie dell'Italia negli ottavi per gli europei. E anche noi diamo l'addio a Giampiero Boniberti, che è stata la leggenda della Juventus, che si è spento a 92 anni e avrebbe fatto 93 anni giusto a luglio. Ancora ambienti, col diretti, siccità costa 1 miliardo all'anno sull'agricoltura. Naviglio, grande terzi, da regione 1.800.000 per la riqualificazione della produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Fedez per cultura e spettacolo, Franceschini serve meno propaganda e più pragmatismo. Un'altra di salute, stato d'emergenza Galli, proroga è giusta, d'accordo al 100%. Libia, Fassino, procedere nella stabilizzazione garantendo il voto di dicembre. Ho piacere di leggere ancora un paio sugli animali. Golden Retriever salva un cucciolo di cerbiatto. Cinghiali in campagna elettorale e primo passo al Senato per una costituzione ecologista ed animalista. Adesso è davvero tutto, io vi do appuntamento alla prossima rassegna online e vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Loredana.